Ciao ragazzi e buon Dantedì. Mi dispiaceva oggi non potervi vedere per celebrarlo insieme perché è un giorno importante. È il giorno, il 25 marzo, in cui tradizionalmente, il 25 marzo del 1300, sarebbe iniziato, secondo la tradizione, il cammino ultraterreno di Dante nella Divina Commedia, libro che noi abbiamo letto, amato e su cui abbiamo anche scritto. Su cui ci siamo abbastanza divertiti, anche facendo un bel servizio giornalistico. Quindi mi è venuto in mente, siccome è Dante D, perché non dedicare un video al meglio di Dante nella Divina Commedia, le migliori terzine che abbiamo imparato a amare nel percorso dei vari brani che abbiamo letto per studiare appunto il celebre poema dantesco. Tra parentesi, si tratta anche di un anno importante dal punto di vista dantesco perché il 1321, nel 1321 a Ravenna Dante morì e quindi questo è l'anno in cui, intorno alla metà di settembre, saranno passati esattamente 700 anni dalla morte del più grande poeta, di tutti i tempi per parecchie persone. Dante da questo punto di vista è un poeta grandioso perché alcuni tra i suoi versi potrebbero essere utilizzati per illustrare qualunque situazione. È forse uno dei poeti in assoluto che, almeno nel nostro paese, tutti, ma proprio tutti, conoscono, un po' grazie a Benigni, un po' grazie all'Inferno di Topolino o altre meraviglie che sono venute fuori per accompagnare e diffondere la fama di questo celebre poema. Il primo grande, autore che ha aggiunto questo aggettivo così particolare al poema dantesco che si chiamava prima semplicemente Commedia, è il primo autore di Letture Dantis, come sapete, ovvero Giovanni Boccaccio, l'autore del Decameron. E questo aggettivo fu ripreso in una celebre edizione a stampa della Divina Commedia, la prima appunto nella seconda metà del Cinquecento, che riporta questo titolo che da allora in poi è rimasto a descrivere questo celebre poema. E quindi andiamo a ripercorrere e omaggiare il grande Dante Alighieri attraverso alcune tra le terzine più significative del suo bellissimo poema. Iniziamo prima di tutto da questo celebre affresco che si trova nel Duomo di Santa Maria del Fiore a Firenze, ovviamente, in cui possiamo vedere l'immagine tradizionale di Dante con veste rossa e corona d'alloro, il suo ovviamente capolavoro in mano e poi sulla sinistra, alla sua destra, quindi uno spaccato dell'inferno, al centro, lievemente spostato sulla sinistra, il Monte del Purgatorio e a destra la sua amata Firenze, la città che lo ha esiliato. Si riconoscono perlomeno la cupola del Duomo e beh, la torre di Palazzo Vecchio e anche il campanile di Giotto, mentre nella parte alta dell'affresco si trovano ovviamente i cieli concentrici che ovviamente circondano la Terra che è al centro dell'universo. La sua, probabilmente, la cantica più famosa è senza dubbio l'Inferno, che ha questa caratteristica forma di cono rovesciato, di imbuto, con la parte appunto che punta verso il centro della Terra e parte da Gerusalemme. Ma andiamo senza dubbio a vedere questo celebre disegno di Gustavo Doré, che è uno degli illustratori più famosi della Divina Commedia. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ai quanto a dir qual era e cosa dura, e sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura. Ma per ridir del ben che vi trovai, dirò delle altre cose che vi ho scorte. È l'inizio, celebre incipit, nel canto primo della Divina Commedia. E andiamo avanti. Nel canto terzo, un canto piuttosto importante, Dante ha già trovato la sua guida, il suo maestro, Virgilio, l'autore dell'Eneide, e Virgilio gli ha già detto che dovrà accompagnarlo per i tre regni ultraterreni. Ovviamente il primo che trovano è l'inferno, devono entrare per una porta, la porta d'ingresso ha sulla sua sommità ovviamente delle parole decisamente minacciose, che di solito sono utilizzate per dare l'idea di
cosa sia un'anafora. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va nella perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fuor cose create se non eterne, e io eterna duro. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. E ovviamente Dante, anche con un po' di paura, entrerà lo stesso. E dopo si troverà davanti all'ostacolo fisico dell'Acheronte, il fiume infernale che le anime dannate devono oltrepassare, salendo sulla barca del nocchiero infernale Caronte. Altro personaggio indimenticabile, il primo demone, diciamo, di cui Dante mostra davvero una gran paura. Ed ecco verso noi venir per nave un vecchio, bianco per antico pelo, gridando: guai a voi, anime prave, non isperate mai vederlo cielo. Vi vegno per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo. E tu che sei costì, anima viva, partiti da codesti che son morti. Ma poi che vide che io non mi partiva, disse: per altra via, per altri porti, verrai a piaggia, non qui per passare, più lieve legno convien che ti porti. E il duca lui: caro, non ti crucciare, vuolsi così colà dove si può ciò che si vuole, e più non dimandare. Versi famosissimi questi, per dire che Dio lo vuole e non ci si può ovviamente opporre al volere divino. Poi Dante arriva nel canto quinto, nel canto degli ussuriosi, che sono agitati da una bufera infernale che mai non resta, da tutte le parti. Dante a un certo punto si rende conto che due anime stanno sempre insieme. Chiede lumi e si trova davanti ai protagonisti di un fatto di sangue, di un fatto di cronaca nera dei suoi tempi, che tutti conoscevano. Lei, Francesca, si era innamorata di lui, Paolo, pensando di sposarlo ai tempi in cui c'erano solo matrimoni combinati. In realtà le toccò sposare il fratello brutto e abbastanza sgraziato, Gianciotto, ma si innamorò comunque di lui, Paolo, con la complicità di un libro galeotto, e alla fine Gianciotto li trovò sul fatto e li uccise entrambi. È così, con un'altra celebre trittico di terzine che iniziano tutte con la parola amor, che Francesca descrive quello che è successo. Amor a Dante. Amor che al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della miella persona che mi fu tolta, il modo ancor m'offende. Amor che a nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condosse noi ad una morte, Caín attende, chi a vita ci spense. E andiamo al passo successivo. Canto decimo. Dante sta passando davanti a una delle arche infuocate e a un certo punto qualcuno lo apostrofa perché ha riconosciuto che Dante è fiorentino, da come parla ovviamente. O tosco, che per la città del fuoco vivo ten vai, così parlando onesto, piacciati di restare in questo loco. La tua loquela ti fa manifesto di quella nobil patria natio alla qual forse fui troppo molesto. Subitamente questo suono uscì ad una dell'arche, però m'accostai temendo un poco più al duca mio. Ed egli mi disse: volgiti, che fai? Vedi la farinata che s'è dritto, dalla cintola in su tutto il vedrai. E così Dante si ferma ad ascoltare le parole di un acerrimo nemico ghibellino di una generazione più giovane di lui, ma che Dante ha assolutamente presente e di cui ammira comunque la coerenza. E arriviamo al canto 26esimo, uno dei più famosi in assoluto dell'inferno e di tutta la Divina Commedia. Dante in questo caso è davanti a uno dei protagonisti dell'Iliade e dell'Odissea, il primo attore, senza dubbio, trattandosi di Ulisse, che è punito in eternità, nell'eternità, insieme a Diomede, in una fiamma biforcuta. E Dante ha l'occasione più unica che rara per chiedere a questo celebre eroe dell'antichità come è andata a finire la sua vita. E così si sentirà raccontare che a un certo punto, con la sua piccola compagnia, Ulisse, una volta tornato a Itaca, se n'è andato ancora per mare, quando ormai era vecchio e tardo, come i suoi compagni d'avventure, arrivando fino ai limiti del mondo conosciuto, cioè alle colonne d'Ercole. È qui che farà un discorso mitico ai suoi compagni, esortandoli a andare oltre per vedere come va a finire. Ond'io mi diedi, considerate la vostra semenza,
fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. E così i suoi compagni diventano così vogliosi di andare a vedere cosa c'è nel lato, nel mondo senza gente, che lui non sarebbe riuscito a trattenere. E arriviamo al canto 33esimo dell'Inferno, siamo proprio nelle profondità dell'Inferno, e qui conosceremo un altro fatto di cronaca nera conosciutissimo ai tempi di Dante, ovvero la vicenda tristissima del conte Ugolino, che tradì Pisa e fu incarcerato e murato vivo all'interno della sua prigione, purtroppo insieme ai figli, e probabilmente non solo ai figli ma anche a dei nipoti che morirono prima di lui in quanto erano piccoli e innocenti. E c'è un passo davvero celebre. Ond'io mi diedi già cieco a brancolarso per ciascuno, e due dì li chiamai, poiché fur morti, poscia più che dolor poté digiuno. Verso che alcuni hanno voluto leggere come ambiguo, ma che significa semplicemente che a un certo punto anche lui è morto di fame come gli altri. E poi questo excursus finisce ovviamente con la sommità del paradiso, 33esimo canto del paradiso. Come sappiamo, nell'ultima terzina arriverà la parola stelle che chiude tutte e tre le cantiche, una sorta di epifora se uno ci pensa bene. E la terzina celebre che chiude questo capolavoro è la seguente: ma già volgeva il mio disio e il velle, siccome rota che ugualmente è mossa, l'amor che muove il sole e l'altre stelle. E così abbiamo celebrato degnamente, spero, insieme il Dante Dì. Non so ovviamente come prenderete questa cosa, spero che la prendiate per quello che è, cioè un regalo poetico, che di sicuro non vi farà male. Comunque siano le cose, comunque i miei intenti siano accolti, di certo voi sentendolo sarete un po' più colti. Io.